Allora, generale, noi ci siamo lasciati a Piazza del Popolo il 10 ottobre 2017. Il 10 è una giornata che a lei piace. Oggi però siamo qui con una situazione nuova. Oggi un governo c'è, probabilmente. Che cosa dice a riguardo? Ma noi diciamo una cosa molto semplice. Che al di là del governo, se c'è o non c'è, noi naturalmente auspichiamo che questo governo ci sia, e secondo noi ha fatto pure bene Berlusconi a mettersi in disparte e dire: se volete fare il governo fatelo, fate il governo. Però un fatto è certo, noi siamo uomini che hanno fatto servizio nell'arma, nella polizia di Stato, nelle istituzioni, uomini che sono dignitosi e onesti, questi non possono andare lì dentro, pur essendo stati eletti con il Rosatellum che è stato approvato da parlamentari non convalidati. Lo sanno tutti che sono tutti abusivi e che per l'articolo 380 del codice di procedura penale, per il quale è previsto l'arresto, debbono essere arrestati. Ci sono i carabinieri e i poliziotti che guardavano noi. Noi giustamente abbiamo detto: guardate loro, i delinquenti stanno lì dentro, non fuori. Noi siamo il popolo onesto e coraggioso che vi rappresenta una situazione reale. Sono abusivi, arrestateli, non fateci rimanere in questa condizione di attesa. Ma scusi, ma quelli precedenti erano abusivi, hanno votato il Rosatellum che è abusivo e questi sono figli del Rosatellum. Esatto. Ma come se ne esce da questa situazione? Ma se ne esce con quello che ha detto giustamente un partecipante alla nostra manifestazione: il popolo viene qui in 100.000 invece che andare allo stadio, viene qui. E che fa? Una nuova legge? Entra dentro il Parlamento, che sono tutti abusivi, li prende per le orecchie, li mette nelle patrie galere, istituisce immediatamente un governo provvisorio eletto dal popolo, eletto regolarmente dal popolo. Il popolo fa una nuova legge elettorale che questa volta è apposta perché viene eletta dal popolo e finalmente rientriamo nella regolarità.